per questo il popolo seguiva Gesù, perché era il buon pastore. Non era né un fariseo cassistico moralista, né un sadduceo che faceva gli affari politici con i potenti, né un guerrigliero che cercava la liberazione politica del suo popolo, né un contemplativo del monastero. Era un pastore. Un pastore che parlava la lingua del suo popolo, si faceva capire, diceva la verità, le cose di Dio, non negoziava mai le cose di Dio, ma le diceva di tal modo che il popolo amava le cose di Dio. Per questo lo seguiva.